Una prima speciale con le goldoniane Baruffe e Chiozzotte, l'esordio di una stagione che rappresenta un giro di boa, il quarto di secolo per il Teatro Verdi di Padova. Sono i 25 anni di nascita del Teatro Stabile e anche 25 anni di, diciamo, esperienza del Teatro Stabile come gestore del Teatro Verdi. Ma siamo anche al terzo anno, e quindi all'anno conclusivo del primo triennio, di riconoscimento come teatro nazionale. Prima che iniziasse lo spettacolo è stata una vera e propria processione di autorità cittadine e regionali venute a testimoniare l'importanza del teatro per la cultura locale, un impegno che ha acquisito ancora più peso da quando il Verdi è entrato nell'orbita del Teatro Stabile del Veneto in un cartellone coordinato con i Goldoni di Venezia. Va tutto il plauso anche al Consiglio di Amministrazione per come viene gestito il teatro. È un teatro che conti in ordine ed è motivo di soddisfazione per l'amministrazione comunale. Penso sia la migliore risposta in un momento in cui c'è una grande richiesta di cultura ed un bisogno di cultura come sistema culturale veneto e come grande sfida anche per lanciare un messaggio di crescita e di sviluppo del territorio. E poi l'attenzione è passata al palco per uno spettacolo corale composto da 13 talentuosi attori veneti, prima opera di una stagione che si preannuncia ricca di spunti. Vedremo su questo palco anche I due gentiluomini di Verona con la regia di Giorgio Sangatti a gennaio, uno Shakespeare minore ma non per questo meno interessante. Vedremo Il nome della rosa, che è una coproduzione nostra con Torino e Genova. Anche questo è un grande capolavoro, un grande spettacolo di una dimensione insolita per i palchi italiani. E infine, verso la chiusura della stagione, ci sarà uno spettacolo che abbiamo prodotto con Cristina Comencini, Tempi Nuovi, ed è uno spettacolo che invece va a trattare il conflitto e la relazione tra generazioni.